mistero, questo è l'uomo, forse proprio perché creato a immagine e somiglianza di Dio. Siamo al capitolo secondo di Comunicazione e Missione, direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa. In realtà il secondo capitolo è quello considerato un po' più teologico, che utilizza delle categorie che sono proprie della teologia, che comprende sicuramente, possono comprendere sicuramente chi studia teologia, ma non soltanto, naturalmente, perché rimandano comunque alla dottrina cristiana, alla dottrina cattolica. Ritroviamo in questo capitolo il concetto di rivelazione, di Verbo, di Spirito Santo, come anche di vita trinitaria, di Chiesa, considerata come mistero di comunicazione che salva. Ebbene, tra queste righe però è possibile leggerci anche un'azione pratica, concreta della Chiesa, che passa attraverso la testimonianza o, se si vuole, attraverso la comunicazione della fede. Prima di entrare nel dettaglio di questi contenuti, guardiamo in sintesi di cosa parla questa parte del direttorio. Da cristiani nella cultura dei media, questo è il titolo del secondo capitolo del direttorio sulle comunicazioni sociali nella missione della Chiesa. Un capitolo che utilizza categorie più strettamente teologiche, senza mancare però di far emergere la dimensione comunicativa del loro stesso essere. Il riferimento alla dimensione antropologica apre la riflessione definendo la persona soggetto della comunicazione, essere dialogico e relazionale da considerarsi nella sua complessità. Infatti, si legge, solo un'antropologia integrale può costituire il punto di partenza per una interattività mediatica sana e dialogica. Non va dimenticato che la prima modalità di comunicazione della fede resta la testimonianza, il comunicare se stessi, la propria esperienza, ponendosi in un atteggiamento di ascolto. Dalla creatura l'attenzione si sposta al creatore e alla dimensione comunicativa della rivelazione, comunicazione di Dio all'uomo. Dio crea comunicando e quando crea l'uomo stabilisce con lui un dialogo che ha il suo culmine nell'incarnazione, attraverso la quale realizza una comunicazione immediata, unica e singolare, perfetta ed assoluta. Lo Spirito Santo poi, rendendo la comunione possibile, costituisce la Trinità come luogo della comunicazione e della donazione reciproca tra le persone divine. Di queste Gesù è modello di autentica comunicazione. Lui, parola vivente ed efficace, in grado di utilizzare con sapienza i diversi linguaggi e di comunicare non solo con parole, ma anche con gesti. Dall'evento comunicativo di Gesù nasce infine la Chiesa, mistero di comunione e comunicazione. La comunicazione, soprattutto nelle sue dimensioni verbale e simbolico-sacramentale, è alla base delle tre dimensioni costitutive della comunità ecclesiale: la condivisione della fede, la celebrazione eucaristica, la vita fraterna. La Chiesa però si ricorda che non è semplice mittente. Prima di trasmettere la fede è chiamata a porsi in un atteggiamento di religioso silenzio. Una Chiesa quindi disegnata dal direttorio che, guidata dallo Spirito Santo, deve essere capace di comunicare la fede nel dinamismo dell'ascolto e dell'annuncio, della peculiarità del linguaggio liturgico, nell'essere segno e strumento di carità, consapevole dei suoi limiti, ma anche della piena convinzione che i risultati della comunicazione della fede sono sempre opera della grazia più che dell'abilità umana. Anche nel campo della comunicazione sociale, conclude il secondo capitolo del direttorio, ciò che conta è la capacità di riflettere la gloria di Dio, annunciarla e testimoniarla con una vita di santità. La dimensione trascendente della persona rende l'uomo un mistero, che è possibile penetrare attraverso la chiave delle comunicazioni sociali alla luce della rivelazione e della missione della Chiesa. Ci chiediamo a tal proposito se è possibile testimoniare la propria fede senza una vita di preghiera. È evidente che la risposta, per forza di cose, si coniuga in termini positivi e quindi, dal momento in cui il digitale è la nostra seconda pelle, l'animo che si eleva a Dio, lo spirito che prega nel Signore e guarda verso il Padre, è filtrato da questa dimensione. Come può essere aiutata la nostra anima e quindi la nostra vita di preghiera dalla dimensione, realtà digitale?
In questi ultimi anni si sono sviluppati degli strumenti digitali, appunto, che ci aiutano nella preghiera. Con questo breve servizio vediamo che cosa è accaduto in questi anni. Tra i primi tentativi di digitalizzare la preghiera troviamo sicuramente iBreviary Pro Terra Sancta, l'applicativo che porta la preghiera della Chiesa sui primi smartphone e tablet, ancora oggi presente sui nostri dispositivi. Oltre ad aiutare a pregare con la liturgia delle ore fornendo il breviario completo diviso per giorni, comprende anche il lezionario con le letture del giorno, i testi del messale e dei rituali, le principali preghiere. Il tutto attualmente in 7 lingue ed in continuo aggiornamento. iBreviary sarà affiancato successivamente da Liturgia delle Ore della CEI, l'app che nasce dalla collaborazione di alcuni uffici della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana e l'Arcidiocesi di Milano. La novità principale consiste nella possibilità di fruire della Liturgia delle Ore anche attraverso supporto audio e quindi, oltre che leggere, ascoltare e recitare insieme la preghiera. Un altro supporto per la meditazione che non può mancare sui dispositivi dei credenti è l'applicazione dedicata alla parola di Dio, ossia la Bibbia CEI. Nasce per offrire a tutti una nuova esperienza di lettura della Sacra Bibbia. È la prima app a proporre il testo biblico nella traduzione ufficiale del 2008 della Conferenza Episcopale Italiana, completo di apparato critico. Offre accurate funzioni di lettura, navigazione e ricerca, permettendo di inserire segnalibri e annotazioni personali sui singoli versetti, capitoli e libri. Questi sono alcuni degli strumenti messi in essere dalla CEI, ma l'offerta è molto più ampia e ce n'è per tutti i gusti, grazie anche all'inventiva di privati. Dalle app per recitare il rosario, dove è possibile selezionare i misteri accompagnati da illustrazioni e la possibilità anche in questo caso di ascoltare l'audio, a tante altre forme di devozione nei confronti di Gesù, Maria e i Santi, con testi, preghiere, canti religiosi. Se è vero che tutto è Evangelion, buona notizia, è altrettanto vero però che ad una prima lettura, forse superficiale, di comunicazione e missione, sembra che non si dia spazio, troppo spazio, alle scritture, alla Bibbia. In realtà così non è, lì dove ci rendiamo conto che la persona di Gesù occupa un ruolo centrale all'interno di questa sezione. Lì dove viene presentato come modello di autentica comunicazione, parola vivente ed efficace, in grado di utilizzare diversi linguaggi. Prendendo spunto dalla predicazione di Gesù, è possibile oggi coniugare i suoi linguaggi con la parola di Dio, il Vangelo, la rete sociale? L'abbiamo chiesto a Valeria Siliato, docente di Sacra Scrittura. Cosa vuol dire comunicare il Vangelo nel mondo social? Fare nostra quella che è la comunicazione di Gesù, che è una comunicazione innovativa, creativa, sempre fresca, sempre superante. Creativa e innovativa nei confronti di chi? Nei confronti dei poveri, dei peccatori, delle donne, degli emarginati della società. E diventa la sua comunicazione innovativa nei confronti veramente degli ultimi. Ecco, comunicare il Vangelo nella rete, e quindi in una rete contemplata come spazio della costruzione del sé e come spazio della costruzione dell'identità di un io che con un tu diventa noi, e comunicare vuol dire comunicare lo stile di Gesù, metterci appunto alla sua sequela con quello che è il suo linguaggio, sempre fresco e sempre innovativo, e quindi diventare costruttori di verità, di relazioni di verità nella rete. Cosa dice l'Evangelista Giovanni? La verità vi renderà liberi. Ecco, annunciare la buona notizia in rete vuol dire annunciare la bellezza della verità, delle cose belle. Ecco, spesso si sente parlare di fake news, notizie false, quindi tutto, cioè in fondo è un aspetto brutto
frutto di quello che è il vero annuncio, e quindi di quella verità che ci deve rendere assolutamente liberi. Vivere la rete, annunciare il Vangelo, annunciare il Vangelo in rete vuol dire avere gli stessi atteggiamenti e gli stessi sentimenti di Gesù, e quindi avere lui come nostro follower, come il nostro, come persona appunto come il nostro influencer, attraverso il linguaggio, perché Dio si esprime, abbiamo detto, nel linguaggio. Gesù è il linguaggio per eccellenza, l'incarnazione della parola. Ecco, attraverso il linguaggio non ostile, attraverso il linguaggio d'amore, attraverso il linguaggio che possa consentire alla rete di diventare uno spazio di amicizia, uno spazio filiale e non d'odio. Questo attraverso cosa è possibile? Chiaramente attraverso la grazia dello Spirito. Vivere la rete, quello spazio di incontro, quindi vivere il digitale, vivere i social in un modo nuovo, ecco, dove la diversità è ricchezza, ma è quel luogo dove non è la Babele, dove non ci comprendiamo, ma è la nuova Pentecoste, dove tutti parliamo un linguaggio e ci comprendiamo. Il linguaggio dell'amore, dell'attenzione, il linguaggio della verità. Ecco come si può annunciare il Vangelo oggi nei social, focalizzando l'attenzione su colui che appunto è il grande comunicatore ed è Gesù, quindi il follower da seguire immediatamente su Instagram, e diventare portatori dei suoi stessi sentimenti e dei suoi stessi atteggiamenti, perché comunicare il Vangelo vuol dire declinare nella nostra vita quotidiana, mettere in azione quello che è la buona notizia, la notizia dell'amore e la notizia della salvezza.